finanziata sempre dal fondo della sicurezza, e mi fa più di conoscere, ecco, insomma, il risultato di questa attività dei ragazzi, con la speranza che poi oggi ho avuto la possibilità di vedere questo importante e interessante centro di aggregazione giovanile, e che speriamo possa essere presto disponibile. Stiamo valutando che anche l'amministrazione della perplessità, perché ci troviamo in un centro molto grande che deve essere ancora completato, lasciamo dire della vecchia, l'amico Vincenzo Calimero, che avete visto sul pavimento, altre volte che purtroppo il finanziamento non è bastato, perché poi ci sconserva anche una burocrazia che non ha consentito di poter utilizzare l'intero finanziamento messo a disposizione, i soldi che non ritornati per il calderone pubblico, che purtroppo contrariamente alla Comunità Europea, perché non ci trova la possibilità appunto di utilizzare parte del finanziamento, ma ho visto di completare appunto questo sito con la soluzione del pavimento degli impianti e il completamento del giardino esterno. C'era anche un progetto che riguardava la riedificazione di tutta questa piazza antistante il palazzo, con la realizzazione di una sorta di palco per fare anche le manifestazioni culturali, per tutta la piazza una sorta di centro di ricovero per i giovani. E l'idea che stiamo maturando l'amministrazione è quella di realizzare anche una sorta di calendario, una sorta di imprese di fatto delle imprese dei giovani, e da qui tempo a qualche giorno mi vediamo appunto una sorta di un'occasione di interesse per capire che ci sono sul territorio, o possono venire anche da voi, delle associazioni, degli enti che possono essere in grado di supportare un progetto del genere, supportare i giovani partendo anche senza associazioni del territorio. E con la speranza di da qui a qualche mese, insomma, anche voi ragazzi possiamo utilizzare in qualche modo questa sede, ma anche il centro di direzione, l'ostello della gioventù, e che penso da domani o dopodomani verrà pubblicato appunto il bando per la gestione. Grazie ancora, grazie per questo impegno e soprattutto molto grazie per l'attività.